L'Ennicast, esperienze, pensieri, incontri, radio e tutto quello che accade nella vita. Tune into L'Ennicast, stories that will make you laugh, echoes from the past, join the fun, it's such a blast. We'll take you on a ride through memories. Ampliamo il discorso sulla giornata internazionale del podcast, approfondendo alcuni aspetti e fornendo ulteriori spunti. La giornata internazionale del podcast, un'opportunità per immergersi nel mondo audio. Il 30 settembre è una data dedicata a celebrare la magia dei podcast, un formato audio che negli ultimi anni ha conquistato un pubblico sempre più vasto e variegato. Ma cosa rende i podcast così speciali? Un'esperienza personalizzata. A differenza della radio tradizionale, i podcast offrono un'esperienza più intima e personalizzata. Si ha la sensazione di ascoltare una conversazione tra amici, con argomenti che possono spaziare dalla cultura pop alla politica, dalla scienza alla storia. Accessibilità e flessibilità. I podcast sono facilmente accessibili tramite smartphone e computer e possono essere ascoltati ovunque e in qualsiasi momento. Durante una passeggiata, mentre si fa jogging, in macchina o mentre si svolgono le faccende domestiche. Un'opportunità di apprendimento continuo. Molti podcast sono veri e propri corsi intensivi su argomenti specifici, tenuti da esperti del settore. Ascoltare un podcast è come seguire una lezione, ma con il vantaggio di poterla riprendere in qualsiasi momento. Un fenomeno culturale. I podcast sono diventati un vero e proprio fenomeno culturale, con una community di ascoltatori e creatori sempre più attiva e in continua crescita. Cosa fare durante la giornata internazionale del podcast? Oltre a scoprire nuovi podcast e condividere i propri preferiti sui social media, ci sono molte altre attività che puoi svolgere. Partecipare a eventi. Molte città organizzano eventi dedicati al podcasting, come festival, conferenze e workshop. È un'ottima occasione per incontrare altri appassionati, conoscere nuovi podcaster e approfondire le proprie conoscenze. Creare il tuo podcast. Se hai sempre sognato di condividere le tue passioni con gli altri, la giornata internazionale del podcast può essere l'occasione giusta per iniziare a creare il tuo podcast. Ci sono numerosi strumenti gratuiti e a pagamento che ti permettono di registrare e pubblicare i tuoi episodi. Supportare i podcaster indipendenti. Molti podcaster creano contenuti di alta qualità senza ricevere alcun compenso. Puoi sostenerli lasciando una recensione o semplicemente condividendo i loro podcast sui social media. Alcuni consigli per iniziare ad ascoltare i podcast. Utilizza le piattaforme di streaming. Spotify, Apple Podcast e molte altre offrono un vasto catalogo di podcast, suddivisi per categoria e genere. Inizia con podcast brevi. Se sei nuovo al mondo dei podcast, parti da episodi della durata di 15-20 minuti. Sperimenta. Non aver paura di provare generi diversi, dai podcast comici ai documentari, dai podcast di approfondimento culturale ai podcast dedicati al benessere. Unisciti a gruppi online. Ci sono numerosi gruppi sui social media dedicati ai podcast, dove puoi scambiare consigli e scoprire nuovi contenuti. In conclusione, la giornata internazionale del podcast è un'occasione unica per celebrare un mezzo di comunicazione che ci permette di imparare, di divertirci e di connetterci con persone che condividono i nostri stessi interessi.
Lenny Cass.